Abbiamo detto dunque che la bellezza è una conquista però di tante virtù che messe insieme danno armonia e quindi danno armonia allo spirito, all'anima che poi viene trasmessa attraverso questa bellezza del corpo. Ma qual è la virtù più grande tra tutte le virtù? Non me ne intendo tanto di virtù, non ci ho mai pensato di conquistarle, anche se forse uno le acquista, ma cammin facendo. Umanamente, quella che mi sembra più importante è la sincerità, perché quando una persona è onesta e sincera, allora è vera e va sempre bene, così come è. Invece, in relazione a Dio, io penso che tutto quello che Dio è la bellezza. E Dio sconosciuto è lo Spirito Santo che ti illumina e ti fa capire le cose in una maniera diversa. Anche questa idea di Chiara Lubich non è niente di nuovo, perché è tutto Vangelo, tutto quello che c'è, però è nuova la maniera di applicarlo, cioè non di leggerlo, ma di viverlo. Allora tu vedi che vivendo le stesse parole del Vangelo cambiano. Dunque è una luce. Direi che, ma questa non è una virtù. È una qualità di Dio, che Dio è luce, Dio è bellezza, tutto quello che ti attira. È questo che è la cosa più importante, poter partecipare di questa bellezza di Dio. Insieme con la sapienza mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Godetti di tutti questi beni perché la sapienza li guida. Ma ignoravo che di tutti i beni la sapienza è madre.